15 anni per l'ex sacerdote Mario Cioni e 12 per il suo vice Carlo Carli. E questa la richiesta di condanna da parte del PM nel processo per violenze sessuali. A formularla è stata il PM Angela Pietro Iusti. Per l'accusa, Cioni avrebbe guidato con metodi violenti la comunità religiosa da lui stesso fondata nel convento di Montecchio, nel comune di Cortona. Una volta uscito dalla chiesa avrebbe svolto la figura di santone. Secondo quanto emerso in corte d'assise sulla base delle indagini, nella comunità sarebbero state commesse violenze sessuali nei confronti delle adepte e i fedeli sarebbero stati costretti a vivere in una condizione di sudditanza psicologica molto vicina alla schiavitù. Le stesse accuse rivolte contro l'ex sacerdote sono state mosse anche contro il suo vice Carlo Carli, che si è trasferito a Siena dopo aver rotto con Cioni. La sentenza è attesa per il prossimo 12 dicembre.